La Leopolda 5 è la Leopolda che, nella quale ho ritrovato lo stesso spirito degli altri anni, tanta gente che viene, che ha voglia di parlare, di discutere e di confrontarsi con altre persone, magari di idee opposte, per riuscire a dare una mano, a provare ad uscire da questa crisi, a provare a dare delle idee, delle nuove soluzioni. Ecco, Matteo Renzi è arrivato alla Leopolda trafelato da Bruxelles dopo una sostanziale battaglia d'Europa e poi ieri la manifestazione della CGIL. Ecco, come esce il governo Renzi da questi due momenti? Il governo esce come c'è entrato quando il primo di settembre si è posto un obiettivo, l'obiettivo dei 1000 giorni. Noi vogliamo realizzare in 1000 giorni quello che abbiamo sempre detto. Alcune idee sono anche partite dalla Leopolda. Abbiamo con le elezioni di maggio posto un'attenzione importante a un nuovo modo di vedere l'Europa, a un cambio verso anche in Europa. E quindi ne esce ancora più convinto che in questi 1000 giorni bisogna veramente cambiare verso, bisogna veramente dare una spinta diversa alla politica italiana. Ecco, lei sa che chi ha rivestito il suo ruolo viene, come dire, identificato nella tabellina degli uomini potenti. Lei che ha un rapporto anche con la gente qui, con i suoi amici di sempre, della sua generazione o non, abbiamo visto anche abbracci con persone di altre generazioni, come vive questo status? Quello era Silvano Sarti, presidente dell'AMPI, è un amico da sempre. Lo stiamo vivendo come siamo noi in realtà, siamo le stesse persone che 5 anni fa hanno iniziato la Leopolda, oggi hanno l'onore e l'onere di guidare il nostro paese e per noi è un peso importante, una responsabilità importante che però sentiamo e che ci rende ancora più determinati e più convinti di portare avanti quelle politiche che appunto 5 anni fa sono iniziate da un gruppo di persone alla Leopolda e che ora abbiamo la fortuna di poter mettere in pratica.